Adesso siamo grosso modo al 16% del lavoro più o meno. Dei manoscritti però, no? I manoscritti, e abbiamo cominciato nel 2010, ma con dei progetti alfa, beta, insomma, andavamo lentamente. Si è entrati a regime, credo quando era nel 2013-14. Io sono arrivato nel 2016, quindi vi so dire meglio le cose come stanno andando dal 2016 in poi. Meglio, ovviamente, immagino. C'è stata una. Beh, certo, ho io. No, stiamo andando a un buon ritmo, però diciamo che tutto quanto il lavoro di scansione dipende dalle donazioni che arrivano, perché è tutto lavoro fatto su donazioni. E quindi dipende essenzialmente anche da quante donazioni abbiamo il lavoro di scansione. Diciamo che ovviamente ha un costo tutto questo lavoro, ci sono dei costi piuttosto alti di personale, manutenzione. Diciamo, facendo una stima un po' azzardata, siamo sull'euro a pagina, grosso modo, tenendo tutto quanto incluso, eh? Quindi sono un bei soldi, perciò dipende anche da quante donazioni ci arriveranno. Ora stiamo ancora mantenendo un buon ritmo. Il ritmo che vi ho detto, 8-10 volumi al giorno, ancora riusciamo a mantenere. Quindi se andiamo avanti così, bah, è difficile fare previsioni, eh? Però io direi che per almeno 20-30 anni staremo ancora a scansionare manoscritti. Poi nel frattempo in parallelo si è cominciato a scansionare anche stampati, incunaboli stampati, perché in alcuni casi paradossalmente lo stampato è più fragile, lo stampato relativamente recente è più fragile del manoscritto antico, La carta, le carte non. perché è carta e non pergamena, perché magari è stato conservato peggio negli anni, e quindi in alcuni casi ha senso andare a scansionare prima lo stampato e poi il manoscritto. Soprattutto Perdonami, Giuliano. di grande interesse. Giuliano, normalmente quando fate lavoro di scansione, a parte esserci, diciamo, l'addetto, passami il termine, l'addetto allo scanner, siete anche affiancati da degli specialisti, tipo, diciamo, mi verrebbe in mente, perdonami il termine, non so, tipo l'archeologo che gestisce il manoscritto se è di particolare fragilità. Allora, c'è tutto un processo che provo a riassumerti. Anzitutto, prima di tutto si decide cosa va scansionato prima e i criteri sono vari. Si decide cos'è più richiesto, cos'è più urgente scansionare perché è più pregiato e così via. Dopodiché tutto va al laboratorio di restauro. Il laboratorio di restauro valuta il libro e deve dare l'ok alla scansione, perché comunque quando tu lo apri per fare la scansione, sia che lo metti sullo scanner e quindi c'è un vetro che ci si poggia sopra, per quanto delicatamente, sia che lo fotografi con la macchinetta fotografica tenendolo su un leggio che non lo fa aprire a 180 gradi, ma lo fa aprire a 130, a 100, sia come sia, tu sottoponi il manoscritto a uno stress, ovviamente. Se il manoscritto non è in buono stato e non può sopportare lo stress, il restauro lo boccia e non si digitalizza. O meglio, lo si mette in attesa perché servono dei lavori di rinforzo per farlo arrivare alla scansione. E quindi si aspetta di avere le risorse per fare quel lavoro di restauro prima di farlo scansionare. Se viene approvato, il restauro non solo dice si può scansionare, non si può scansionare, dice anche come scansionarlo. Questo lo puoi aprire al massimo a 130 gradi, perché sennò rovini la legatura o lo stressi troppo. Dopodiché, se è particolarmente delicato, qualcuno del restauro va ad assistere al processo di scansione e istruisce l'operatore su come deve agire. Oppure lo istruisce prima in remoto e poi l'operatore fa da solo. Gli operatori bene o male sono formati per queste cose, sanno la delicatezza che bisogna avere su un libro o su un altro. Dopo che l'operatore fa la scansione, tenendo la pagina aperta, vede il risultato e lo manda nell'ufficio a fianco, dove c'è un altro operatore che ha il solo scopo di guardare le immagini appena scansionate, non ha uno scanner davanti. Questa è la figura chiamata del tutor e dà l'ok essenzialmente per andare avanti e quindi si gira pagina e si prosegue. Alla fine, prima che il libro venga tolto dallo scanner, viene tutto guardato da un altro essere umano, il super tutor, che di nuovo controlla tutto e solo ricevuti questi due ok si chiude il libro e lo si riporta di nuovo al laboratorio di restauro, che verifica che l'attività di scansione non abbia comunque fatto danni, non abbia portato stress. Può capitare ovviamente che durante la scansione si danneggia qualcosa. L'operatore lo indica, lo segnala e quindi il restauro, quando il libro torna, sa che deve andare a verificare a un certo punto. Altrimenti comunque il restauro riguarda tutto
e poi il libro può tornare nel bunker dove viene custodito. Abbiamo proprio un bunker con porta blindata che è sottoterra, sotto la biblioteca. Chiede Alessandro se corrigete anche la curvatura delle pagine dove c'è la rilegatura. E allora, tipicamente in realtà si cerca, se il libro viene aperto a 180 gradi, viene messo sulla lastra e non c'è curvatura. Se non lo apri tutto, fotografi una pagina per volta essenzialmente, fotografi prima tutti recto e dopo tutti verso, mettendolo sempre perpendicolare alla camera. Quindi non correggi curvatura in pratica, perché non c'è bisogno. Senti, invece c'è Sean 80 che chiede, oltre allo scopo di preservare, le immagini saranno disponibili anche online, banca dati in un futuro? Sono disponibili. Esatto. Il sito che adesso Marco vi mostra prontamente, dg.vattilib.it, che contiene tutto il materiale scansionato della biblioteca, è tutto accessibile subito, potete scaricare le singole immagini, potete sfogliarle, potete scaricare e stampare, potete fare quello che volete, è di libero uso. Hai trovato? C'è la serigrafia però, eccolo qua. Ah, ok. Sta qui sotto, vedi, digi.vattilib.it, esatto. Siete quasi arrivati a 20.000 manoscritti, mi spiegavi prima. Siamo quasi a 20.000 manoscritti,